It lasted less than a second. For some night. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi sono nella mia seconda casa, sono nel camperino. E dato che in questo momento stiamo in Svezia e oggi siamo andati a fare la spesa, voglio farvi vedere che cosa abbiamo comprato. Abbiamo fatto una grossa spesa. Intanto scusate se ogni tanto qui davanti vedete delle orecchie muoversi, ma proprio qui sotto c'è Billy che sta dormendo e ogni tanto si gira. In ogni caso abbiamo fatto una bella spesa consistente, anche perché poi ci sposteremo e abbiamo preferito insomma avere un po' di roba di scorta in modo da non essere relegati a dover fare la spesa nei prossimi giorni. Prima di iniziare con il video vero e proprio volevo dirvi, soprattutto per chi magari non lo sa, che poco tempo fa ho aperto un canale, l'ho chiamato Every Betty. In questo canale andrò a mettere tutti quanti i video un po' più personali, come ad esempio i video dei viaggi. Ho già caricato il video della Norvegia dell'anno scorso e poi arriveranno insomma tutti quanti gli altri, anche i video dedicati al camper, come si vive in camper, come magari appunto si gestiscono gli spazi e tutte le cose inerenti a questo piccolo grande mondo. E niente, quindi se vi va iscrivetevi, vi lascio il link giù in descrizione e intanto iniziamo con il video. Allora, iniziamo con le cose secche. Io qua sotto ho tutti quanti i sacchetti della spesa. Abbiamo preso un po' di piadine, anzi in realtà queste sono tortillas. Ovviamente non ci sono le piadine, però devo dire che a me le tortillas piacciono anche di più della piadina classica romagnola. Lo so, non tutti sarete d'accordo, ma a me piacciono davvero tanto. Comunque ne abbiamo prese un po' perché devo dire che è una cosa che mangiamo molto spesso. Poi abbiamo preso tre baguette con i semi. Hanno un profumo buonissimo. Il reparto del pane e tutti i prodotti da forno, sia freschi che confezionati, era davvero bellissimo. Ogni volta che andiamo nel nord Europa devo dire che io mi slanguisco a vedere tra diverse di pane che hanno prodotti da forno, perché sono davvero incredibili. Poi abbiamo preso del pane bauletto, sempre quello con i semi tipo integrale, e ne abbiamo prese due confezioni. Poi abbiamo preso queste focaccelle, dovrebbe essere farina di segale, sono molto molto carine e sono già divise a metà, sono proprio tipo dei paninetti, e anche queste comunque integrali. Poi abbiamo preso questi panini fatti con le carote, e dovrebbe essere 48% farina di carote se non sbaglio, dopo insomma mi direte meglio voi. E erano vegan, quindi erano sicuramente senza latte, perché molti di questi prodotti, soprattutto questi pani morbidi e buonissimi, hanno dentro il latte, quindi qui c'era proprio la dicitura vegan, sono andata sul sicuro, e sono secondo me la cosa che profumano di più, che profuma di più, perché ha veramente un aroma buonissimo e non vedo l'ora di assaggiarle, magari con la marmellata. E poi abbiamo preso due confezioni di questa, che non saprei come chiamare, però sono tipo delle focacce, non troppo salate, hanno un sapore quasi neutro. Ci sono in realtà di varie tipologie, anche qui c'è quella integrale, quella di segale, e di queste l'anno scorso ce ne eravamo mangiate tantissime perché sono veramente buone. Non sono troppo unticce, non sono troppo grasse, niente, ci erano piaciute davvero un sacco, quindi appena arrivati in Svezia nel supermercato abbiamo subito ricomprato queste focaccine, e niente, se capitate prendetele. Mi sposto tutto quanto qua, anche perché in realtà tutti i pani vanno là sotto, quindi è quella la posizione. Poi ho trovato, non è proprio crusca ma è avena sminuzzata, e è quella che si usa per fare il porridge. Ero in dubbio, partita da casa, se portarmi fiocchi di avena,
poi non li ho portati, mi sono pentita e quindi li ho comprati qua. E c'era un reparto bellissimo con tutti questi prodotti per fare il porridge, c'era l'avena sminuzzata in varie grandezze, come dire, c'era il fiocco intero, quella proprio fina, il fiocco triturato e insomma varie farine integrali, c'era davvero il mondo. Io ho preso quella che mi ispirava di più, dopo non è che riesco proprio a capire che cosa c'è scritto, quindi vado un po' a intuito, e in questi giorni vado di porridge, non vedo l'ora, anche perché ho comprato della frutta sia fresca che congelata, poi vi farò vedere, e insomma ci starà benissimo. Allora, arriviamo alle cose fresche. Abbiamo trovato un pochino di cose vegan davvero molto interessanti, molto carine, tra cui questo mega salsicciotto. E, non lo so, ne abbiamo preso uno per vedere com'è, poi se è buono andiamo a ricomprarlo. E niente, questo magari lo facciamo saltato in padella, oppure, dato che è davvero tanto grande, sminuzzato, adesso vedremo. Poi abbiamo preso un po' di tofu, poi abbiamo trovato il VioLife, il formaggio vegan, che costava pochissimo, questo l'abbiamo pagato 3 euro, e insomma da noi veramente ha dei prezzi, non dico, sì, forse il doppio, adesso non mi ricordo, però costa decisamente di più, e appena l'abbiamo trovato l'abbiamo comprato. Se avessimo un frigo più grande in realtà avrei fatto scorta, perché a me questi formaggi piacciono tantissimo. Però insomma ne abbiamo preso uno, poi lo ricomprerò al prezzo italiano. E poi abbiamo trovato questa crema che non ho ben capito che cosa sia, se è una tipo maionese, se è una cosa tipo hummus, comunque niente, l'abbiamo presa e vedremo qual è la sua fattezza. Queste sono le cose da non fare, anzi vediamo, ah ok, ve la apro in diretta, vediamo che cos'è. Ok, dovrebbe essere una crema con tipo pomodori, verdure, quindi no, assolutamente non è una sorta di margarina, maionese, cose di questo genere, è proprio una crema spalmabile. E ha un ottimo profumo, in questi giorni poi la provo e vi dirò com'è. Niente, il reparto delle cose vegan non era grandissimo, era un... come dire, uno scaffaletto insieme a vari booster e cose, però aveva delle robine proprio carinissime che io invidio da morire, perché in Italia si fa un po' fatica a trovarle queste cose diverse. Poi Giampaolo ha preso anche delle uova, e poi abbiamo preso un pochino di frutta e verdura fresca. Allora, è un broccolo assolutamente di stagione, i famosi broccoli di fine giugno, ovviamente in plasticato. Poi dei pomodori, che sono molto molto carini, pomodori a grappolo. Poi abbiamo preso dei peperoni, che ho preso come verdura a foglia, a parte l'insalata, il pak choi, che sarebbe il cavolo cinese, e di questo sono stata felicissima perché da noi non si trova facilmente nei supermercati, comunque se si trova è quella cosa particolare che mettono magari soltanto ogni tanto, e si trova magari nei negozi etnici, insomma bisogna andarlo un po' a cercare, però è buonissimo, a me piace un sacco, anche se l'ho mangiato pochissime volte appunto perché non è molto reperibile, però mi piace un sacco, quindi l'ho preso. E poi delle pesche. Allora, come vedete non ho preso grandissimi quantitativi di frutta e verdura perché il frigo è piccolino, quindi non posso prendere tanta roba perché queste cose vanno comunque tenute in fresco. E poi ho notato che è tutto confezionato nella plastica, molto più che in Italia. Questa è una cosa che sinceramente non mi sarei aspettata. Io devo ammettere, sono la tipica persona che quando va fuori si aspetta che sia tutto un po' migliore dell'Italia, e invece su questo no, su questo devo dire che l'Italia è più avanti. Anche i sacchettini con cui si prendono la frutta e la verdura sono comunque di plastica, i sacchetti che ti danno al supermercato sono comunque di plastica, invece da noi è tutto biodegradabile. Ovvio, anche da noi si trovano i broccoli nella loro plastichina, però
spesso nei nostri supermercati c'è comunque l'alternativa sfusa. Invece oggi era tutto confezionato, tranne poche cose. E quindi punto in più per l'Italia. In ogni caso sì, non molte cose, però quelle giuste. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco era il reparto delle bevande vegetali. Ce n'erano tantissime, ma veramente veramente tante. Sempre per lo stesso discorso del poco spazio a disposizione, ne ho comprati soltanto due cartoni. In ogni caso, quando finiranno magari li andremo a riprendere. Ho preso il latte d'avena al cioccolato. E questo è un brand che io trovo soltanto quando andiamo fuori, e fa dei latti vegetali davvero ottimi. E mi sa che fa soltanto quelli d'avena, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che siano sempre soltanto d'avena, comunque in vari gusti. E abbiamo preso quello al cioccolato. E poi abbiamo preso il latte di cocco, sempre vegetale ovviamente. Ah, mi stavo dimenticando, ho preso anche un'altra bevanda all'avena, semplice, senza cioccolato, vaniglia, soltanto latte d'avena normale. Poi abbiamo preso dei succhi. In ogni caso questi qui vanno comunque diluiti in acqua, li vendono concentrati, spero di non sbagliare, però mi sembra che siano anche in cartone, siano quelli concentrati da diluire in acqua. Praticamente sono simili a quelli che trovate all'IKEA, però nel barattolino di vetro o di plastica trasparente, e quelli vanno comunque aggiunti all'acqua. Poi ecco, un'altra cosa che mi ha fatto slanguire era il reparto delle tisane, e ce n'erano davvero di ogni tipo a prezzi bassissimi. Io avrei comprato ogni pacchetto su quel reparto, però mi sono contenuta e ne ho presi soltanto tre. E ho preso, allora, penso sia alla mela, anche se a giudicare dall'odore è arancia, quindi ok, qualcosa di fruttato. E un'altra cosa fruttata, questi dovrebbero essere i frutti di bosco, comunque frutti rossi. Non sono sicura del che cosa ci sia dentro come frutta e erbe, perché non sono riuscita a capirlo, magari poi me lo traduco. In ogni caso hanno un profumo pazzesco, sono buonissime. E questi sono tè. E poi ho preso una tisana, un infuso più che tisana, ai mirtilli, quindi molto semplice, senza tè all'interno, così ce lo possiamo fare la sera. Poi abbiamo preso anche dei pomodorini sott'olio, pomodori secchi, e abbiamo preso due sughi. Abbiamo trovato i Barilla, abbiamo preso loro. Ho preso la salsa al basilico e la salsa con le verdure. Questi devo dire che quando si è fuori fanno veramente comodo, perché fare un pranzo con un sugo pronto è la cosa più veloce del mondo, basta cuocere la pasta e praticamente hai fatto, quindi quando si è in viaggio fanno davvero comodo. Poi abbiamo preso dell'acqua, questa è acqua con il limone, acqua gassata con il limone, non ha zucchero all'interno, è semplicemente acqua e limone. E l'abbiamo presa innanzitutto perché era l'unica acqua che avevamo trovato, e poi ancora non abbiamo ricaricato le varie bottiglie che abbiamo, e quindi siamo un po' a corto di acqua, soprattutto quella frizzante, che è quella che si beve Giampi, e perciò acqua, sì, lo so, non uccidetemi perché compro l'acqua in bottiglia, ma bisogna farlo. Poi, ultimissima cosa, abbiamo preso i lamponi congelati. Questi andranno sul porridge, era la frutta che vi dicevo prima. Stranamente non abbiamo trovato dei frutti rossi freschi, anche se insomma qua sono davvero famosissimi e soprattutto sono di stagione, però oggi evidentemente al supermercato non c'erano. Comunque abbiamo preso i lamponi congelati, ragazzi. Nel reparto dei cibi surgelati c'era una quantità di frutta incredibile. C'erano lamponi, mirtilli, ananas, tutto tagliuzzato e congelato, senza altre cose. E oh, quanto li vorrei anche io, invece da noi non ci sono. Questa era la spesa che abbiamo fatto in Svezia. E spero vi sia piaciuto questo video, spero di avervi tenuto compagnia. Io adesso mi vado a conservare tutto quanto, ci vorrà molto perché devo trovare tutti quanti gli spazietti giusti, e soprattutto vado a mettere subito nel microcongelatore i lamponi, così
sopravvivono. E noi ci vediamo come sempre qui sul canale con i nuovi video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!